Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. Crisi economica e proposte europee. Il Presidente della Commissione Barroso ha presentato all'Aula una serie di provvedimenti da attuare per risolvere l'attuale crisi economica. Tra le proposte la richiesta dell'approvazione del meccanismo permanente salva stati e un aumento di capitale delle banche. Ma il suo discorso ha suscitato dubbi e perplessità, come ci spiegano Sergio Cofferati e nel suo intervento in Aula Roberto Gualtieri. Tra le altre cose, ieri il Presidente Barroso ha proposto l'anticipazione dell'attivazione del fondo salva stati di un anno, e però per poterlo fare è indispensabile, e su questo Barroso nulla dice, realizzare rapidamente gli euro bond. L'altra ipotesi è quella di ricapitalizzare le banche in sofferenza. Molte banche sono prossime al collasso, dunque un intervento è necessario per evitare un vero e proprio dramma. Quello che non si può fare è dare soldi alle banche per la loro ricapitalizzazione senza che gli stati che verseranno questi soldi entrino nella proprietà e nel consiglio di amministrazione delle banche, e senza che questo intervento sia in qualche modo finalizzato anche al rispetto dei diritti delle persone che hanno fatto versamenti, i risparmiatori, piccoli o grandi che siano, e accompagnato da politiche per la crescita e lo sviluppo. Dopo che decine di milioni di cittadini europei sono assoggettati a sacrifici e a rinunce, non gli si può dire diamo i soldi alle banche e voi continuate come prima. Bisogna innescare una ripresa, uno sviluppo che compensi almeno in parte e rapidamente i loro sacrifici. Il Presidente Barroso oggi ha detto cose importanti, ma ci sono diversi punti da chiarire, ne vorrei sottolineare tre. Primo, l'unione fiscale dell'Eurozona. Finalmente qualcuno si è accorto dell'esistenza dell'articolo 136 e tuttavia il Presidente della Commissione ha parlato di una procedura Commissione-Consiglio. In realtà l'articolo 136 contempla anche la possibilità di regolamenti, e cioè è possibile che col 136 il Consiglio voti a 17 e il Parlamento a 27. Noi vorremmo sapere se la Commissione intende proporre per le condizionalità del meccanismo di stabilità, come il Parlamento ha richiesto, dei regolamenti con procedura legislativa ordinaria sotto il 136. Secondo, meccanismi di stabilità. Bene il 21 luglio, bene l'SM, ma la verità è che il metodo pro quota non funziona. Lei ci deve dire se pensa che l'EFSM, che ancora esiste, può continuare a operare, soprattutto dopo la sentenza della Corte tedesca, e se quindi è possibile pensare a una comunitarizzazione del meccanismo di stabilità. Terzo punto, il segretario della CDU tedesca oggi ha detto che vuole passare dall'unione monetaria all'unione della stabilità. Senza crescita, sviluppo e occupazione non c'è stabilità. Lei ci dovrebbe dire se la Commissione è d'accordo con questo. Sempre in tema di crisi e sotto la presidenza di Gianni Pittella si è svolto il dialogo politico tra Parlamento europeo e il CEPS, il Centro Europeo di Studi Politici, durante il quale si è discusso del prossimo Consiglio Europeo del 23 ottobre e si sono avanzate proposte sulle politiche necessarie per ripristinare stabilità e crescita sostenibili. Sentiamo l'opinione di Stefano Micossi, membro del Consiglio di Amministrazione del CEPS. Oggi è l'incontro trimestrale che facciamo ormai tradizionalmente sotto la presidenza dell'onorevole Pittella col CEPS, si chiama Dialogo fra il CEPS e il Parlamento europeo. Il tema di oggi naturalmente sono le decisioni che il Consiglio europeo dovrebbe o dovrà assumere nella sua riunione del 23 ottobre prossimo, e la raccomandazione che uscirà da questa riunione, presentiamo un po' di materiale statistico per giustificare quello che diciamo, è che i mercati vanno bene in questi giorni perché si sono convinti che il Consiglio europeo farà quello che serve. Se il Consiglio europeo verrà ancora fuori con delle mezze decisioni, la crisi può entrare veramente in uncharted waters e possiamo avere il precipizio che si apre davanti a noi.
presentata dalla Commissione la riforma della PAC, la politica agricola comune dell'UE, che contiene però misure che comporteranno per il nostro Paese una riduzione degli stanziamenti di circa il 5%. Sentiamo i dettagli da Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura. Beh, settimana importantissima per la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale perché il commissario Dacian Ciolos ha presentato formalmente la proposta della nuova politica agricola comune dopo il 2013. Una proposta molto articolata, basti citare che sono oltre 600 pagine di testo legislativo, commi e articoli, molto importante perché segnerà non solo dal punto di vista istituzionale un protagonismo nuovo del Parlamento europeo che è in codecisione, per cui avremo gli stessi poteri del Consiglio, ma cambierà il volto delle politiche, degli aiuti dello sviluppo rurale di tutti gli agricoltori europei. Per l'Italia importantissimo, sono 6 miliardi e 300 milioni di euro, per cui è fondamentale mantenere un'attenzione forte su questo negoziato che inizia da oggi, che inizia e che durerà fino alla primavera del 2013. Le risorse per il nostro Paese al momento in questa proposta calano di circa il 5%. E certamente non è un fatto positivo, dobbiamo lavorare per migliorare questo risultato, ma il problema è la qualità della proposta, se effettivamente con questa nuova PAC noi saremo in grado di gestire i nuovi grandi problemi che ha l'agricoltura, più competitiva, più forte nei mercati, capace di rispondere a quelle grandi sfide che oggi l'agricoltura è chiamata, produrre di più inquinando meno, è una sfida che richiede un impegno di tutti. Noi, Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, sentiamo questa responsabilità e faremo di tutto per migliorare il testo proposto dalla Commissione. Nuovo bando all inclusive per l'economia sociale. Il programma ha come obiettivo l'ampliamento dei settori di occupazione nell'inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli e la creazione di reti tra istituzioni pubbliche, imprese profit e imprese sociali, capaci di esprimere innovazione nella governance e nella formulazione di indicatori di welfare, quali ricadute quantificabili all'interno delle comunità di riferimento. Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 15 novembre 2011. Maggiori informazioni sul sito ec.europa.eu. È in corso la discussione sulla politica di coesione post 2013 e il pacchetto di proposte presentato dalla Commissione è già oggetto di dibattito al Parlamento. L'opinione di Salvatore Caronna. Col pacchetto legislativo presentato dal commissario Hahn sulla politica di coesione inizia una discussione molto impegnativa per quello che riguarda i fondi strutturali, nel senso che si tratta di una delle materie più importanti e consistenti anche dal punto di vista finanziario per ciò che riguarda la politica europea. È una discussione che si presenta impegnativa perché metterà a confronto due idee di Europa, una quella che è già emersa con questa idea della condizionalità macroeconomica che pensa di mostrare un volto dell'Europa fatta esclusivamente di sanzioni e di rigore di bilancio fine a se stessa. È un'altra Europa, quella che vorremmo rappresentare noi, che pensa invece che la politica di coesione debba essere uno strumento fondamentale per costruire una nuova fase di sviluppo, di crescita e di integrazione europea. Quindi è una discussione che al di là degli aspetti tecnici avrà una valenza molto importante dal punto di vista politico. Semaforo verde dalla Commissione Trasporti del PIE al progetto di istituzione di uno spazio ferroviario unico nell'Unione Europea. L'opinione della relatrice Deborah Serracchiani. Dunque, oggi la Commissione Trasporti al Parlamento Europeo ha votato il dossier del recast ferroviario, cioè la revisione di tutta la legislazione europea sul sistema ferroviario, cioè del primo pacchetto ferroviario. È stato un voto complicato, 97 pagine di voto, il voto più lungo della Commissione Trasporti. La soddisfazione è tanta perché comunque la maggioranza è stata estremamente chiara, 36 voti a favore, 5 contro e un astenuto. Quindi vuol dire che la Commissione Trasporti ha fatto propria anche la posizione in buona parte della relatrice. Segnalo tre delle cose più importanti: la figura del regolatore nazionale, che deve essere trasparente, indipendente, che è indipendente anche dai governi, che aiuterà a fare questo mercato unico del sistema ferroviario europeo, che si metterà in rete con gli altri relatori per arrivare, auspichiamo, al relatore unico europeo. La possibilità, anzi la previsione che non sia possibile fare finanziamenti incrociati fra l'infrastruttura e l'operatore
fornitore del servizio, e la terza cosa è l'impegno che chiede il Parlamento europeo, la Commissione Trasporti alla Commissione europea di fare entro il 31 dicembre del 2012 una proposta di separazione tra l'infrastruttura e l'operatore del servizio e di apertura del mercato nazionale passeggeri. Quindi diciamo che auspichiamo, così come era nelle mie intenzioni, di arrivare ad avere un mercato unico europeo dove c'è un regolatore forte, un mercato dove c'è la separazione, dove c'è la liberalizzazione. American Jobs Act. In aula si è discusso del controverso provvedimento voluto dall'amministrazione Obama per il rilancio dell'economia americana. L'onorevole Gianluca Susta è intervenuto a nome del gruppo S&D per spiegare perché il protezionismo non è mai la risposta giusta alle crisi. Mentre potremmo sintetizzare il dibattito nostro dicendo che mentre Atene piange, Sparta non ride, nel senso che sia l'Europa che gli Stati Uniti sono attraversati da una profonda crisi, entrambi facciamo con difficoltà a dare le risposte necessarie al superamento di questa crisi. Ma sicuramente stanno venendo dal mondo segni sbagliati rispetto all'approccio che noi dobbiamo avere per rilanciare l'economia, con una grande attenzione nostra sulla regolazione dei mercati finanziari, ma una minore attenzione su quelle che sono le possibilità di sviluppo dell'economia mondiale. E siccome dobbiamo uscire dal dibattito tra rigoristi e coloro che sostengono la crescita, perché questa Europa e questo mondo hanno bisogno di rigore nella gestione del debito pubblico, delle risorse pubbliche, hanno anche bisogno di crescere, noi dobbiamo guardare con grande preoccupazione a questi segnali di protezionismo che vengono dagli Stati Uniti, che vengono anche dall'Argentina, che vengono anche dal Brasile con l'introduzione di nuove tasse, che vengono all'interno di regioni del mondo come le difficoltà che sta vivendo il Mercosur. Allora noi dobbiamo avere una grande capacità di attenzione e a capire che i mercati mondiali vanno allargati, difesi, ampliati, bisogna eliminare le barriere per poter favorire lo sviluppo. Punto Europa termina qui, io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.